high tech. Serious Games, videogiochi seri, non per lo svago, ma per scopi come insegnamento, marketing e comunicazione. Questa è la tendenza. Per gli ideatori si tratta di soluzioni rivoluzionarie che consentono di far digerire anche argomenti difficili in modo semplice e divertente. A Lione, 50 espositori hanno recentemente presentato le ultime novità del settore. Come vede lei lo sviluppo futuro di queste tecnologie? Siamo in pieno sviluppo. È vero che le tecnologie evolvono molto rapidamente, con tutto ciò che incoraggia la mobilità, i telefonini o le tablet. E poi la tecnologia tridimensionale o le riprese reali che entrano sempre di più nelle simulazioni serie. Dal punto di vista della formazione, investire su un programma da videogioco serio consente effettivamente di poter formare gruppi di persone senza che siano fisicamente presenti e quindi sono strumenti che possono essere interessanti per le aziende a livello dei costi delle formazioni. Una delle maggiori case automobilistiche francesi adopera un serious game per formare i venditori. Il gioco consiste nell'avere a che fare con diversi tipi di clienti e di adattare quindi la strategia di vendita. Questo gioco è già utilizzato da 18.000 agenti di vendita nel mondo. Questo è un gioco in cui operano 4 venditori. Si misura il morale dei promotori e al momento stanno agendo molto bene. Stiamo inoltre facendo la simulazione di un colloquio di vendita fra un venditore e un cliente. Il gioco consente di imparare quello che serve, quindi applicare il metodo giusto alla situazione giusta. Posso cercare di avere un dialogo intelligente col cliente, ma posso anche simulare degli errori o degli atteggiamenti sbagliati. Se una vendita fallisce, l'esercizio consente di capire gli errori e incoraggia a tentare di nuovo. Il feedback from within the game will explain to me why I failed and will encourage me to try again. Spesso i bambini sono intimoriti dall'ambiente ospedaliero, ma niente paura. Un serious game insegna loro a familiarizzarsi con siringhe e radiografie. Il gioco si chiama Ludomedic. Può essere fatto dai bambini sul loro computer di casa oppure lo si potrà trovare sui terminali degli ospedali. Il bambino interpreta questo personaggio giovane che deve sottoporsi ad una risonanza magnetica e quindi bisogna portarlo all'apparecchio. Gli si spiega che cosa è una risonanza, cosa gli accade. C'è la madre che lo rassicura, gli viene praticata una iniezione con liquido di contrasto. Il gioco si basa sui risultati di una risonanza magnetica. Il bambino deve colorare certe zone. Tutto questo gli spiega che il prodotto di contrasto mette in rilievo certi organi del suo corpo con lo scopo di evidenziare malattie o problemi. Certaine partie de son organisme pour déceler des maladies, des problèmes. Questo game è per persone portatrici di handicap e serve ad aiutarle ad informarsi sui propri diritti, a permettere loro di trovare una giusta collocazione in ambito lavorativo e a conquistare la fiducia di colleghi e superiori. Le persone portatrici di handicap scoprono con l'aiuto di questi giochi situazioni simili a quelle quotidiane e come raggiungere delle soluzioni dialogando e capendosi, in modo da sentirsi compresi meglio ed integrati. Uno degli ultimi giochi che abbiamo provato a Serious Game è un simulatore di parapendio col quale lanciarsi nel vuoto.